senso. Comunque abbiamo ribadito in questo ragionamento che questo genere ha una statura letteraria che è di tutto rispetto, perché al di là di tutto la letteratura fantastica e la fantasia greca mediterranea principalmente è una declinazione del mito, è creazione di miti che per variare poi delle contingenze narrative si attingono a corredo di simboli che sono immanenti, che sono eterni, che sono atemporali. È un'operazione a cui, come ha appena detto Francesco, e lo abbiamo ribadito più volte questa sera, concorrono con pari dignità varie correnti mitologici non tutti afferenti al mondo nord europeo. A dimostrarcelo sarà con la consueta competenza il professor Mario Puglia, antropologo, storico delle religioni, archeologo, che si cimenterà con un'opera che insomma fa tremare le vene dei polsi, perché si tratta del Meridiano di Greenwich del fantasy moderno, Il Signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien. Professore, a lei. Per parlare di Tolkien bisogna lasciar parlare Tolkien. Tutto quello che noi diciamo di lui viene dopo quello che lui ha detto della Svarte. Quindi quando parliamo di fantastico e andiamo a toccare Tolkien bisogna capire cosa Tolkien intendeva con fantastico e con fantasia. Tolkien differenziava nettamente l'immaginazione dalla fantasia. L'immaginazione è quella capacità immaginifica, a volte onirica, per cui noi partendo dagli oggetti reali creiamo degli oggetti che hanno ancora qualche punto di contatto con la nostra realtà, trasformazioni oniriche, trasformazioni allegoriche, non siamo ancora nel senso. La fantasia è qualche altra cosa. Sentiamo come lui definisce la fantasia, per poi arrivare alla critica profonda del concetto tolkieniano di fantasia. Cito dall'Albero e Foglia. La fantasia è una naturale attività della mente umana, la quale certamente non distrugge e neppure reca offesa alla ragione, né smussa l'appetito per la verità scientifica, di cui non ottunde la percezione. Al contrario, più acuta e chiara è la ragione e migliori fantasie produrrà. Ma se gli uomini si trovassero in condizioni tali da non voler conoscere o da non percepire la verità, allora la fantasia languirebbe finché essi non guarissero. E se mai arrivassero a questo stato, e non sembra del tutto impossibile, la fantasia perirebbe o diverrebbe morbosa illusione. Da queste parole noi tiriamo fuori la prima equazione importante. Fantasia corrisponde alla verità, alla percezione della verità. Non quello che Tolkien scrive è la verità, è la percezione della verità. La fantasia è quella capacità che ha l'uomo di percepire la verità. E quando parliamo di verità per capire Tolkien dobbiamo fare un salto dalle brume della nebbiosa Oxford in cui lui insegnava al cielo sempre azzurro dell'Ellade. Perché fu proprio lì, nel cuore della civiltà mediterranea, dove venne dato il primo, più antico e più autorevole giudizio su che cos'è arte. Noi siamo soliti tradurre il greco aletheia con verità, ma questa è una nostra interpretazione. La traduzione letterale aletheia, alfa privativo lethe, o l'Ezeia, che significa oblio, significa ricordo. L'Ezeia è ricordo. La verità è ricordare. La verità non va inventata ogni volta. La verità non va appresa ogni volta. La verità c'è sempre, c'è da sempre, ce la siamo dimenticata. Dobbiamo ricordarla. L'Ezeia è la capacità di andare oltre l'oblio, di andare a cercare quelle cose che ci sono sempre e le abbiamo dimenticate. Per usare una bella frase zen, in un giorno pieno di sole abbiamo i vetri sporchi di fango e siamo convinti che di fuori piova e ci sia freddo. Puliamo i vetri e il sole c'è. Dove c'è? Non abbiamo dipinto noi, il sole c'è. Tutta la poetica greca, e mi riferisco alla grande poesia greca, si basa sul concetto di musa. Musa, da un arcaico menousa, significa colei che ricorda, sono le dee del ricordo. E le antichissime muse all'origine erano tre: Mneme, Aoide e Telsinoe,
Mneme, quella che fornisce il ricordo. Aoide, quella che apre la bocca al bel canto. Selxinoe, quella che trasforma il canto in fascinazione. Felgein, affascinare, il canto deve essere bello e affascinante. Ma Mneme, la sostanza dell'ispirazione è la sostanza dell'opera d'arte. Le altre sono forme, le altre sono estetica. La quale estetica, se manca la sostanza, non serve a nulla. Non serve a nulla. Ecco perché allora l'antico poeta, Omero, Empedocle e chi altri, sempre prima di, fino al nostro Virgilio, si rivolgevano alla musa. Si rivolgevano alla musa perché la dea del ricordo aiutasse a ricordare, a percepire quali sono i frammenti, le luci di verità che gli antichi poeti hanno riportato nei loro versi. E le muse erano un coro sacro di sacerdotesse dell'arte, muse, diciamo così, di divinatrici, profetesse, che facevano capo a un dio Apollo, il cui nome in greco suona distruttore. Ma Apollo non va mai in battaglia, Apollo non si lorda di sangue, non usa manco la massa di Ercole, la lancia d'Achille, no, lui usa un arco d'oro che lancia delle frecce d'oro, e lui sa è tante. E il suo arco nel greco arcaico è bios, che significa arco e significa vita. È un arco che distrugge per dare la vita. Cos'è che distrugge Apollo Lichios, Apollo della luce, il cui emblema era il lupo bianco dell'isola Iperborea? Distrugge le forme larvali, distrugge la bruttezza del mondo. E lui il capocoro di questo coro divino, che sono appunto le muse. Lui, il ricordo. Ma il tema del ricordo non è solamente mediterraneo. Il tema del ricordo ha i suoi campioni nella nostra filosofia. Platone, che spesso ci dice, invita a ricordare quelle beate iniziazioni di cui godevamo prima di prendere un corpo mortale. Quindi c'è una misterosofia greca che concepisce la verità come ricordo, qualcosa al quale noi partecipiamo ma siamo inconsapevoli di partecipare. Abbiamo l'intelletto offuscato, ci siamo dimenticati. Ma questo non è solamente greco. Ricordiamoci che Odin, per acquisire la scienza misteriosa delle rune, che sono le cifre dell'universo, deve sacrificare un occhio e bere l'idromele alla fonte di Mimir. Questo gigante Mimir è Memor, latino Memor, deve ritornare alla memoria. I fedeli d'amore germanici, i Midsungar, e adoravano, non adoravano, veneravano una creatura di pura fantasia di questo tipo, che era la dea del ricordo, la Minne, il ricordo. Quello che allora Tolkien dice quando parla d'arte, l'arte è un modo di far ricordare all'uomo che cosa? Quelle beate iniziazioni dell'assù. L'arte, la definizione di arte ci porterebbe molto lontano. Ricordo solamente che arte, ars latino, deriva da una radice indoeuropea comune ar, A-R, da cui discendono parole quali argos, bianco, argentum, argiona, bianco, arete, virtù, aristos, nobile, ritmos, armonia, arte, e per metatesi il latino ritus. Tutte queste parole, famiglie di parole, discendono da ar. Quindi l'arte è purezza, armonia, rito. L'arte è una funzione di tipo sacerdotale. È un sacrum facere, sacerdos è colui che fa diventare effettivo il sacro, colui che fa sì che il sacro fluisca nel mondo, e che gli uomini possano entrare in contatto con lui. L'arte è una funzione sacerdotale. A questa arte si arriva a Tolkien. E guardate che Tolkien non inventa, come fanno tanti scrittori di fantasy, una sua propria arte, dei propri nomi. Tutti i suoi nomi sono spiegabili in etimologie. Ci sarebbe da scrivere un qualche cosa che non è stato scritto, ma prendete per esempio il padre degli dei, Ilúvatar, nella lingua elfica, deriva da due radici indoeuropee che danno tra i germani Alfurg, padre del tutto, che uno dei nomi lo dirò. Ilúvatar è il padre del tutto, il suo avversario Melkor non si spiega attraverso l'indoeuropeo, ma si spiega attraverso due parole ebraiche: Melek Aor, il re della luce, è Lucifero.
Il Melkor del Silmarillion, l'avversario di Ilúvatar, è la rivisitazione tolkieniana di questo libero arbitrio che però non crea ma distrugge. Le varie fasi della cosmogonia tolkieniana, il passaggio dal silenzio al ritmo, ricalcano tutte quante le fasi delle antiche cosmogonie. Io scrissi nell'80 il primo librino, ve lo dico, tanto non lo provate, quindi non è che lo sto prendendo, non c'è più, mai più. Questo librino, Omaggio a Tolkien, Fantasia e Tradizione, nella seconda parte facevo una piccola radiografia degli schemi della cosmogonia tolkieniana che si incastra perfettamente con l'Antico Testamento, con le cosmogonie norrene, con le cosmogonie sanscrite, India, i Veda, e addirittura con le cosmogonie Maya, i Maya Kishe del Guatemala. Tolkien entra nella tradizione, inventa i suoi personaggi, ma li inventa parzialmente. Aragorn, il grande eroe, è un re sacerdote. Le sue mani, quando toccano, guariscono. È dotato di capacità profetica. È l'antico ideale dell'uomo re sacerdote, l'eroe come re sacerdote. L'eroe che cambia un mondo, anche se poi il mondo in realtà lo cambierà una piccola e indifesa creatura alla quale sarà dato il compito gravoso di ricercare, di rigettare l'anello nella fonte di fuoco da cui è scaturito. In Tolkien è tutto quanto è una rivisitazione della tradizione. Quando lui dice la fiamma di Ilúvatar è la rivelazione più sconvolgente del volto di Dio, è lui che dice questo in Albero e Foglia, e quando parla di fiamma di Ilúvatar sta dando dell'essere supremo una definizione che non è inventata da lui. Ilúvatar è un nome riplasmato da lui su lingue indoeuropee, elfico tra virgolette. Ecco. Ma Ilúvatar, la fiamma di Ilúvatar è quel fuoco sempre vivente di cui parlava Eraclito. Quando Eraclito si riferisce all'essere supremo usa un termine, Pir aiei zoon, un fuoco sempre vivente, e dice che le manifestazioni e fine dell'universo sono solamente immaginarie, sono solamente visibili ma non sono reali, perché questo fuoco aptomenos si espande, caia posbenumenos, e si ritira su se stesso, metra, secondo un ritmo. L'universo si espande come una sistole e diastole del cuore divino. Tolkien maneggia questi elementi fondamentali, perché quando parliamo di fantasia e di Tolkien nel fantastico dobbiamo tenere presente di non confondere quello che lui chiama fantasia con quello che potrebbero essere rispettabilissime formulazioni di fantasia, ma che non sono quella di Tolkien, che sicuramente è la più alta, perché è la più aderente alla tradizione antica. È la più aderente alla tradizione antica. L'arte quindi è consacratrice del mondo in quanto lo redime, nella contemplazione della bellezza lo redime. Ricordiamo quello che diceva Dostoevskij, parole ispirate, bellissime. Se si arrivasse a privare gli uomini dell'infinitamente grande, essi non vorrebbero più vivere e morirebbero di disperazione. E continua, la bellezza salverà il mondo. Quindi l'arte è consacratrice del mondo, in quanto lo redime nella contemplazione della bellezza. Nell'irrompere e trionfare della luce, l'arte sgombra il campo dai cupi sogni e dalle tenebre, da quella che Tolkien chiama morbosa illusione. Nel mito, perché Tolkien usa il mito, Tolkien scrive il mito. Ma cos'è il mito? Ritorniamo alle origini. In greco mito significa due cose, apparentemente nessuna delle due ha a che vedere con l'altra, ma lo hanno nella metafisica. Mito è filo, mito è discorso. Come mai una lingua così ricca usa due parole diverse per dire due cose? Non sono due cose diverse. Il mito è un discorso che ricongiunge, che ricuce il nostro mondo col mondo che non vediamo. Tolkien chiamava il nostro mondo secondario perché creato. Il mondo primario, e lui lo dice continuamente, il mondo primario è quello dove si arriva attraverso la contemplazione. Quindi quello che Tolkien chiama fantasia è una forma di contemplazione, una contemplazione dell'artista, non del monaco, dell'artista, ma senz'altro è contemplazione. Ecco allora che quando parliamo di mito come discorso che riunisce a che cosa? Agli archetipi. Un discorso che riunisce agli archetipi, un discorso che riunisce alle forme pure, e l'intuizione di queste forme pure che fa sì che l'opera d'arte sia opera d'arte. Ma l'opera d'arte, secondo Tolkien, è anche un ritorno. Abbiamo visto, si è parlato di Tolkien in sede politica come un reazionario, un ben pensante, un conservatore, un vecchio ammuffito. Ma sentiamo cosa dice lui, sentiamo a proposito di questa reazione cosa dice lui. Tra virgolette, in Albero e Foglia,
Ma perché un uomo dovrebbe essere disprezzato se trovandosi in carcere cerca di uscirne e di tornare a casa? La fantasia ritorna al mondo primario, al regno di feeria nel quale le cose non conoscono né stanchezza né morte. Quindi l'arte in Tolkien è un nostos, è un ritorno sacro a che cosa? Alle origini, a quali origini? Alle origini del nostro pensiero, della nostra civiltà, della nostra antropologia, della nostra religione. Se il mito è filo che ricongiunge, è discorso che ci ricuce all'altro, apro e chiudo parentesi, i testi sacri, in Oriente, in Sanskrit e in Pali si chiamano sutra, e sutra, latino sutor, sono quelli che si ricuciono, non solo perché i fogli di palma erano tenuti insieme dai punti di filo, no, è che tutto il discorso ricuce il visibile all'invisibile, il mondo secondario al mondo primario, l'esistere all'essere, la parola alla fonte, a idee, il bel canto e la capacità di affascinare a mneme la sostanza dell'ispirazione. Ecco perché l'arte di Tolkien è l'arte, quello che lui intende come arte è la capacità di far balenare nel cuore del lettore o di chi contempla un'opera d'arte figurativa, far balenare la scintilla, il ritorno, una scintilla del fuoco sacro di Ilúvatar, di questo fuoco sempre vivente, che è quello di cui, secondo Tolkien e secondo Dostoevsky e secondo molti altri, Gregorio Palamas, eccetera, l'uomo avrebbe bisogno. Leggo, perché Ruit ora, e non avendoci tempo è meglio andare su dei binari, delle piccole cose, che alcuni pensieri da questo mio librino. Tolkien riafferma il valore del simbolo in tutta la sua pregnante pienezza. Il suo racconto è mitico e nello stesso tempo è reale. Mitico perché non solo si rifà volutamente ad antichi miti e saghe, ma principalmente perché affonda le radici nella luce degli archetipi. Reale in quanto è aderente a ciò che è ed in quanto si rivolge all'uomo in cui avviene la battaglia tra forze della luce e forze della notte. Tutto il mondo degli elfi contrapposto agli orchi. Questo significa Boromir, l'eroe in cui però si fa avanti la bramosia dell'anello, questo significa, è la lotta tra bene e male. Roma aveva un mito bellissimo, Roma aveva la sua fantasia, non fantasy, fantasia. Romolo e Remo sono due aspetti della stessa persona, non vanno visti come due fratellini, sono due aspetti della stessa persona. Per quella cesta in cui sono messi quei due, è il tessuto corporeo in cui ci sono le due anime, tutte e due bevono il latte del lupo, ma il lupo è animale marziale dedicato a Marte distruttore e Romolo digerisce male quel latte. Remo beve il latte del lupo che è consacrato ad Apollo Lygios, Apollo del lupo, il lupo bianco della sapienza iperborea. Ma Romolo e Remo sono la raffigurazione simbolica di un dissidio all'interno della stessa identica persona. L'uccisione dell'uno non è un atto cruente, è un riassorbimento dell'inferiore nel superiore. Il sangue di Roma deve bagnare il sangue primigenio, altrimenti Roma, tra virgolette, non viene fondata. Ci siamo? E allora, la coincidenza con situazioni attuali in Tolkien a volte è spinta fino all'evidenza immediata. Basti rileggere la descrizione che l'autore fa dei dintorni di Mordor, di quelle piatte campagne acquitrinose e putride, grevi di esalazioni mortifere, ingombre imbrattate da cumuli di scorie e rifiuti, dei sotterranei e formicolanti servi che incessantemente lavorano per il despota innominabile. Tornano alla mente le squallide visioni delle periferie delle grandi città, dei campi sterili, dove una tristezza pesante grava su tutto, assieme ai fumi delle fabbriche, dove tutto è irrimediabilmente inquinato e corrotto, dalle linfe delle piante alle acque dei fiumi, dai pensieri degli uomini al sorriso dei bimbi, dall'amore al canto degli uccelli. Il cittadino evoluto, l'industriale ferrato, modello, è un servo del progresso. E facendo questo Tolkien lo inserisce in quella genia che sono gli orchi. Perché per produrre devi distruggere tutto ciò che è verde e germinante. In definitiva l'antico ed eterno odio della bestia rapporta nell'obbrobrio della propria desolazione verso tutto ciò che è bello e puro. Quando nel Silmarillion di Tolkien racconta la genesi del mondo, presenta Melkor, Lucifero, il nemico, come l'irriducibile avversario dell'opera ordinatrice delle potenze divine. Egli distrugge tutto ciò che gli dèi creano, corrompe col fuoco e la tenebra la bellezza del mondo, come nel mito germanico Loki
giura eterno odio all'opera degli dèi e si vota un unico fine, distruggere il mondo degli uomini e degli dèi, ma soprattutto, e come condizione indispensabile, si vota alla corruzione dell'armonia nel cuore degli uomini e nel cuore degli dèi, perché l'Edda comincia con la corruzione degli dèi. E chi è che corrompe gli dèi? Gylfaid, la ebbrezza dell'oro, la aurea sacra fame di Virgilio, che è oro e potere. L'Edda è chiara, agli dèi non mancavano oro, sedevano su seggi d'oro, giocavano su tacchiere d'oro, quindi questo ghoul non è solamente il giallo metallo, è il potere, è l'affermazione. Ecco, la grandiosa epopea del Signore degli Anelli, sto finendo, in definitiva altro non è che la celebrazione del trionfo del bene sul male, è la celebrazione della vittoria dell'eroe solare, il cui prototipo è Aragorn, che incarna i tratti arcaici del re sacerdote, dotato di un potere magico che lo rende invincibile in battaglia, lo eleva alla dignità di pari tra le potenze della luce e lo fa guaritore tra gli uomini. Le mani di re sono mani di guaritori. Nell'ultima battaglia, perché l'epopea di Tolkien si configura nell'apice, nell'ultima battaglia, i rappresentanti delle forze della luce sono un'esigua minoranza contro la quale si rompono le ondate incessanti della sterminata massa dei servi di Sauron. Qualità contro quantità, eccellenza dello spirito contro la demonia del numero, e sono i pochi a vincere e a sciogliere il peana della vittoria sotto il cielo tornato azzurro, mentre la potenza delle orde dell'ombra si rivela illusoria e si scioglie quando l'oscuro potere si disfa nel limite irrevocabile segnatogli dal volere dell'eroe, che con la potenza del suo sacrificio riesce a piegare il fato e a spezzare l'incantesimo del male. Dell'intimo significato della sua opera, che è simbolico dunque, mitico, metastorico e perennemente attuale, Tolkien, specialmente nel Silmarillion e nel Signore degli Anelli, è scrittore della tradizione. Grazie.